State per assistere ai Ludi Circensi, la passione dei Romani. Benvenuti nell'arena. Vedrete gladiatori e bestiari. Per diversi secoli, i Romani utilizzarono milioni di belve esotiche per spettacoli nelle arene sparse in tutto l'impero. Vi si svolgevano combattimenti all'ultimo sangue fra uomini e belve. I condannati invece venivano sbranati da leoni, leopardi e tigri affamate. Anche il mondo animale pagò un alto tributo. Alcune specie rischiarono l'estinzione. In nessun altro periodo storico la sete di violenza ha fatto fiorire un commercio di belve di tali proporzioni. Ma i giochi circensi non erano un puro e semplice spettacolo. Essi hanno accompagnato l'ascesa e l'espansione dell'impero romano. Grazie ai giochi, uomini ambiziosi sono riusciti a conquistare il potere e imperatori a ottenere il consenso del popolo. A Roma, in certi periodi, la pace resse grazie a spettacoli sanguinosi con cui ci si poteva arricchire in modo disonesto. Ci troviamo in Sicilia. Situata in una zona strategica del Mediterraneo, l'isola divenne la prima provincia dell'impero. Nel verde della campagna si trovano i resti di una splendida villa. Le scoperte effettuate in questa località stanno aprendo nuove prospettive sul mondo degli antichi romani. La villa del Casale a Piazza Armerina è enorme. Sono state riportate alla luce più di 40 stanze, ognuna decorata con splendidi pavimenti a mosaico. Fra questi, il posto d'onore spetta all'imponente corridoio della Grande Caccia, lungo 60 metri. Raffigura la cattura e il trasporto delle belve destinate alle arene. Per gli storici è una vera e propria miniera di informazioni e fornisce importanti indicazioni sul commercio degli animali nell'antica Roma. Lo splendore di questa villa rivela anche le ambizioni politiche del suo proprietario, un uomo che organizzò giochi sontuosi per festeggiare il conferimento di un importante incarico nella capitale. Ma la villa nasconde anche un mistero. Non sappiamo chi fosse quest'uomo. Probabilmente un aristocratico molto ricco, che tornò in Sicilia nel 325 d.C. Lo abbiamo chiamato con un nome di fantasia, Petronio. Gli diamo voce basandoci su scritti dell'epoca. La villa di Piazza Armerina è la sua straordinaria eredità e quella che raccontiamo è, in parte, la sua storia. A 40 anni venni eletto console, la carica suprema per un cittadino di Roma. Per sdebitarmi con l'imperatore e con il popolo, fu mio dovere e piacere offrire 3 giorni di spettacoli circensi. Per un console romano, allestire giochi spettacolari non era soltanto una mossa strategica, ma era anche una dimostrazione del proprio status politico e sociale. Era un modo per ostentare la propria posizione nella collettività. Quanto più fastosi erano i giochi, tanto più si accresceva il prestigio personale. Nel 275 a.C. vennero mostrati a Roma per la prima volta in pubblico degli animali esotici. 4 elefanti che dopo la cattura furono fatti sfilare tra la folla. Queste meravigliose e insolite creature che provenivano da terre lontane colpivano l'immaginazione collettiva. Con l'espansione dell'impero nel Nord Africa, cominciò ad affluire una quantità sempre maggiore di animali esotici. I romani accorrevano sempre più numerosi per vedere bestie così singolari. L'agile leopardo, con un collare. Le tigri sottomesse dalla frusta. Cervi frenati da morsi dorati. Gli orsi del Libano addomesticati con le briglie. E un grosso cinghiale portava una museruola purpurea. Alle conquiste seguirono le scoperte.
Man mano che i romani si addentravano in territori inesplorati, si imbattevano in specie sconosciute che, portate in patria, destavano la meraviglia dei connazionali. Vedere per la prima volta un rinoceronte o una giraffa era qualcosa di sbalorditivo, un'attrazione per tutti. Era il segno tangibile che le frontiere dell'impero si erano ampliate. Gli animali erano una vera e propria attrazione, ma col tempo la gente cominciò a esigere giochi sempre più spettacolari e pericolosi. Per venire incontro ai gusti della massa, si organizzarono duelli fra uomini e belve. I ludi facevano provare l'eccitazione della caccia. Era una sensazione che si avvertiva assistendo ai combattimenti fra animali. Ma quando si affrontavano uomini e belve, gli spettatori vivevano quell'esperienza come se loro stessi partecipassero alla lotta. Era un modo per far provare alle masse l'emozione della caccia, un passatempo riservato agli aristocratici. Gli spettacoli con animali riscuotevano molto successo fra le classi dirigenti romane. Nel 55 a.C., di ritorno dalle campagne in Africa, Armenia ed Egitto, Pompeo organizzò giochi con un numero enorme di animali, 600 leoni, 18 elefanti e una grande varietà di altre specie provenienti da tutto l'impero. Nell'atmosfera di rivalità che si respirava a Roma, per uomini ambiziosi come Pompeo e Giulio Cesare, gli spettacoli circensi potevano servire a promuovere la carriera politica. Potere e spettacolo erano ormai strettamente collegati. Cesare era un vero portento nell'organizzare queste rappresentazioni e intuiva sempre i gusti del pubblico. Più volte rischiò di ridursi sul lastrico per mettere in scena spettacoli grandiosi, per i quali il pubblico andava in visibilio. Per avere successo, era essenziale organizzare splendide esibizioni. Un allestimento deludente poteva compromettere irrimediabilmente la carriera politica. È curioso pensare che il corso della storia avrebbe potuto essere diverso se gli spettacoli messi in scena da Cesare non gli avessero assicurato il successo politico. Il figlio adottivo di Cesare, Augusto, primo imperatore, riuscì ad annettere l'Egitto ai domini di Roma. Dichiarò quella provincia proprietà personale. In tal modo poté attingere all'abbondante ricchezza faunistica di quella zona. Coccodrilli, elefanti, ippopotami. Augusto era entrato in possesso di quel ricco serraglio che un tempo era stato dei Tolomei. Dall'Egitto giungevano sempre più numerose le più diverse specie di animali. L'imperatore fece arrivare anche addestratori che avevano lavorato ad Alessandria. Durante il suo lungo regno, Augusto organizzò 26 edizioni annuali dei giochi imperiali, ognuna delle quali era più spettacolare delle precedenti. I costi lievitavano e le aspettative crescevano. Nella sua biografia si narra che vennero uccisi ben 3.500 animali provenienti dall'Africa. I ludi avevano assunto un ruolo politico fondamentale in un crescendo inarrestabile in cui si trovarono coinvolti i successori di Augusto. In occasione dell'inaugurazione del Colosseo nell'80 d.C. vennero organizzati 100 giorni consecutivi di spettacoli. Solo nel corso del primo vennero uccise 5.000 belve. Un prezzo che gli imperatori, arricchitisi con i bottini di guerra, erano disposti a pagare. I combattimenti con gli animali e i giochi gladiatori svolti nella cornice del Colosseo rivestivano un ruolo simbolico fondamentale. Per l'imperatore rappresentavano una forma di controllo del popolo ed erano l'occasione per dimostrare la disciplina della società romana. Ai romani non interessava molto il benessere degli animali. Nelle arene, i duelli mortali fra uomini o belve erano un'ostentazione del potere imperiale e del progresso della civiltà, la rappresentazione più concreta e profonda del dominio di Roma. I giochi erano un modo per tenere a bada le masse senza ricorrere all'esercito. I romani non amavano dare l'impressione che vigesse uno stato repressivo.
Un viaggiatore proveniente da altre parti dell'impero non doveva avere la sensazione che la plebe venisse repressa, ma che fosse soddisfatta e favorevole all'imperatore. Non è un caso che gli anfiteatri fossero fra le costruzioni più vistose nelle città. Assistere ai ludi circensi era un aspetto tipico della cultura romana. I romani sapevano che nel campo dei giochi e degli spettacoli il loro esempio sarebbe stato imitato dappertutto. Anche allontanandosi dalla capitale, avrebbero trovato in ogni città dell'impero un anfiteatro o un circo, edifici che caratterizzavano ogni centro urbano. Essere cittadini romani significava anche questo. I grandi giochi pubblici erano finanziati dall'erario. Tutto cambiava se erano organizzati da un privato come Petronio, che era tenuto a metterli in scena dopo essere stato eletto console. Andò incontro a spese ingenti e a molti rischi. I suoi spettacoli avrebbero dovuto essere più coinvolgenti ed entusiasmanti di quelli dei suoi rivali politici. Seneca scrisse che tutti si entusiasmavano per i giochi, eccetto naturalmente i filosofi. E aveva ragione. Quando si incontrano al foro i giovani non parlano d'altro. I miei spettacoli avrebbero dovuto surclassare la fama di quelli organizzati in passato. Durante il mio consolato tutti ebbero modo di conoscere la mia superba munificenza. Durante i combattimenti più spettacolari venivano liberati leoni e altri felini esotici appositamente addestrati per combattere nell'arena. Assalivano altri animali, oppure si scontravano con dei professionisti, i bestiari. Un privato che organizzava uno spettacolo doveva disporre anche di un certo numero di condannati, uomini e donne, che dovevano essere uccisi dalle belve. Un monito per il pubblico. I criminali sono come belve nella collettività. In effetti non venivano considerati esseri umani, ma bestie. Il miglior modo per punire chi si era abbassato a livello di un animale era gettarlo in pasto alle fiere. Era una condanna umiliante, un modo per fare comprendere agli spettatori cosa sarebbe potuto accadere loro se avessero commesso qualche reato. La progettazione e l'allestimento di uno spettacolo di buon livello richiedeva un paio di anni. Bisognava pagare cifre altissime per assicurarsi le attrazioni più spettacolari. I leoni erano i più cari. Il prezzo di uno di questi felini equivaleva alla paga annua di 250 soldati. Un leone particolarmente possente era l'animale più costoso. Lo si pagava il 50% in più di un leopardo. Leoni ed elefanti erano le specie che colpivano maggiormente l'immaginazione della plebe. I giochi circensi divennero uno strumento importante per ottenere successo e potere in politica. Da essi poteva dipendere il destino di imperatori o di ambiziosi senatori. Non era facile, però, trasportare migliaia di animali da una regione all'altra dell'impero. Come ci riuscivano gli antichi romani? Dal successo di una rappresentazione circense poteva dipendere la carriera politica di un aspirante statista. I due anni di intenso lavoro necessari per ideare e organizzare lo spettacolo comportavano costi elevatissimi. Alcuni spesero tutti i loro averi per mettere in scena giochi spettacolari. Per le rappresentazioni che si svolgevano in occasione di un'elezione a console, le somme impegnate potevano essere pari a quelle spese dai più importanti politici dei giorni nostri per condurre una campagna elettorale di successo. Per non parlare degli spettacoli organizzati dall'imperatore. Farsi promotore dei giochi era una sfida, per di più rischiosa. Un console come Petronio, il proprietario della villa di Piazza Armerina, metteva in gioco denaro e risorse personali. Furono trovati i migliori esemplari per lo spettacolo organizzato in mio onore.
Si cercò sulle Alpi e sugli Appennini. Venne catturato il cinghiale delle paludi del Reno. Gli orsi vennero stanati dalle foreste dei Pirenei e dalle grotte nei pressi del fiume Tago. Cervi ed altri animali vennero portati dalla Corsica e dalla Sicilia. Antilopi e impala giunsero dall'Africa, che venne setacciata alla ricerca di leoni e leopardi. Non si cacciarono gli elefanti, ma si cercò l'avorio per le tavolette che avrebbero dovuto recare inciso il nome di Petronio, console. Chi assumeva cariche statali tentava di offuscare la fama di chi lo aveva preceduto. I giochi erano un'occasione per sfruttare le proprie conoscenze nelle province più remote dell'impero. In alcune lettere, il mittente si rivolge ad amici che vivevano in terre lontane, chiedendo loro insistentemente di procurargli dei leopardi e di spedirglieli per farli giungere a Roma a una data convenuta. Coloro che ricevevano una richiesta del genere ne erano infastiditi. Avrebbero dovuto provvedere a fare catturare gli animali, a nutrirli, a farli imbarcare, ma avrebbero di sicuro ricevuto qualcosa in cambio. Per la prima e unica volta nella storia, i paesi del bacino del Mediterraneo facevano parte di un solo impero in cui circolava una moneta comune e si parlava una sola lingua ufficiale. Il commercio di animali poteva prosperare. La disponibilità di tante specie e il susseguirsi di spettacoli era possibile grazie alla Pax Romana e al dominio sul mare. Se ci fosse stato il rischio di attacchi di pirati, non si sarebbero potute imbarcare bestie destinate agli anfiteatri di Roma. La pace era una condizione essenziale per lo sviluppo del commercio. Ovviamente i romani non pacificarono il Mediterraneo per poter allestire i giochi circensi, tuttavia essi riflettevano la stabilità politica in quest'area. In questo periodo fu decisivo il ruolo dei governatori provinciali, ma non erano i soli a prodigarsi per rintracciare gli animali desiderati. Imperatori e privati, con opportuni permessi, si servivano anche dell'esercito. Il mosaico di Piazza Armerina ne è una prova. L'uomo anziano con il copricapo è sicuramente un soldato che coordina la cattura delle belve in una delle province orientali dell'impero. Anche nella letteratura si trovano indicazioni a riguardo. Sesto Giulio Africano notava che i soldati romani conservavano la loro abilità in combattimento catturando animali. Era un ottimo allenamento per quelli che amavano andare a caccia di bestie feroci come i leoni. Alcuni legionari si guadagnarono la fama di provetti cacciatori. È stata rinvenuta la testimonianza di un legionario che si definiva un ursarius, cioè un cacciatore d'orsi. Ovviamente i soldati non catturavano gli orsi per gli anfiteatri provinciali, né per far divertire i commilitoni, ma per rifornire il mercato delle belve. A Colonia è stata rinvenuta un'iscrizione in cui si fa riferimento alla cattura, con reti, di 50 orsi in 6 mesi, un'impresa di cui vantarsi. Uomini abili e audaci, indossando pelli di pecora, armati con scudi rivestiti di cuoio, sfinivano il leone, attiravano l'attenzione della belva alternativamente ora sull'uno ora sull'altro cacciatore, finché questa, esausta, crollava a terra e veniva legata. Che prodezza! La terribile fiera veniva portata via come un docile agnello. Grazie alla forte richiesta di animali, alcuni accumularono grandi fortune. Nel Nord Africa, abili mercanti assoldarono migliaia di schiavi, indigeni e cacciatori per catturare le bestie. Cacciare le belve era un vero e proprio mestiere. C'era chi aveva l'incarico di raggrupparle, di solito negli accampamenti in Nord Africa, dove gli indigeni si occupavano della cattura. Per intrappolare gli animali si usavano tecniche tradizionali. Si ricoprivano delle buche con rami e fronde. Adoperavano anche gabbie con esche all'interno. Poi le bestie venivano spinte in grandi recinti.
La continua espansione di questa attività creò una rete di rapporti tra le famiglie aristocratiche di Roma e tutti quei mercanti, soldati e cacciatori che vivevano nelle zone più lontane. Questo commercio favorì l'afflusso di denaro verso le province. L'importazione degli animali è uno dei tanti fattori che concorse a stimolare l'economia dell'impero. Ebbe comunque un ruolo di rilievo anche sotto il profilo politico. Sicuramente favorì i collegamenti con le regioni più remote, inserendole di fatto nella rete degli scambi commerciali. I preziosi mosaici di Piazza Armerina ci hanno rivelato dettagli importantissimi sulla varietà degli animali catturati e sulle enormi distanze percorse. Il lunghissimo corridoio della grande caccia illustra la straordinaria avventura di queste bestie che giungevano dai confini dell'impero. Sul lato sinistro sono raffigurati leoni e leopardi africani. Su quello destro, le belve provenienti dall'Oriente. Possiamo notare, ad esempio, alcune tigri provenienti dall'Armenia, un ippopotamo e un rinoceronte indiano, riconoscibile dal corno unico. Nella parte centrale sono ritratti due soldati che prendono in consegna le belve all'arrivo, prima che vengano fatte esibire nel Colosseo. Il messaggio che il proprietario della villa di Piazza Armerina affida a questo mosaico è: «Ho fatto cercare questi animali in tutto l'impero e li ho fatti giungere dagli estremi confini della terra». Una volta catturati, gli animali venivano trasferiti a centinaia, in qualche caso a migliaia, di chilometri di distanza. I carnivori più grandi e pericolosi erano trasportati in casse di legno e metallo trascinate da buoi o muli. Venivano ben serrate e gli animali restavano al buio. Così rimanevano più tranquilli, ma lo stress subito per l'isolamento era fortissimo. Molti morivano. Probabilmente almeno la metà degli animali in viaggio verso Roma non ce la faceva. Moriva prima di arrivare a destinazione. Doveva essere piuttosto impegnativo nutrire e abbeverare le bestie durante il viaggio attraverso il Mediterraneo. Ogni giorno un elefante mangia 3 balle di fieno, 25 kg di cibo secco concentrato, frutta e verdura e beve 200 litri di acqua. Deve cibarsi in continuazione perché assimila meno della metà del cibo ingerito. Si può immaginare cosa comportasse nutrire una decina o perfino una ventina di elefanti destinati alle arene. Per farli giungere a destinazione si impiegavano, per quell'epoca, fatica, tempo e denaro a profusione. Dopo aver attraversato l'Africa, l'Egitto o il Medio Oriente, gli animali giungevano nei principali porti del Mediterraneo: Antiochia, Alessandria, Cirene, Leptis Magna, Cartagine. Non tutti erano destinati a Roma. Anche le altre grandi città dell'impero divennero famose per gli spettacoli circensi. Vi erano stati costruiti imponenti anfiteatri che potevano competere con il Colosseo. La sontuosa arena di El Jem, in Tunisia, poteva contenere più di 30.000 spettatori. Negli attivissimi porti del Mediterraneo, gli animali venivano fatti riposare e sostare nei magazzini prima di affrontare l'ultima tappa del viaggio. I mercanti riunivano gli animali nel loro accampamento. Impiegavano molto tempo per raggruppare tante bestie. Queste potevano stazionarvi anche un intero anno. Intanto alcuni addestratori le ammaestravano, preparandole per gli spettacoli a Roma. Qui avrebbero insegnato loro a nutrirsi di carne umana, ad assalire gli uomini, a combattere nell'arena. Alcune città, come Alessandria, divennero famose per l'abilità dei loro addestratori di animali. Il domatore mette la mano in bocca al leone. Il custode bacia la tigre. Il nano ordina all'elefante di inginocchiarsi o danzare. Costantemente riforniti di animali, i magazzini nordafricani prosperavano. Visitatori curiosi si mescolavano ai mercanti e agli addestratori.
si concludevano affari. Si vendevano animali e ci si sbarazzava di quelli malati. I veterinari vi si recavano per osservare la macellazione e la dissezione delle bestie. Gli artisti per studiarne sagome e forme. Erano luoghi esotici ed esaltanti. Nel frattempo, per un privato che organizzava uno spettacolo, dopo un anno e più di lavoro, era già stata spesa una fortuna. Ma le incognite erano ancora molte. Gli animali dovevano affrontare l'estenuante viaggio per mare prima di giungere alla destinazione finale, gli anfiteatri di Roma o delle altre città dell'impero. Dopo mesi di spese, preparazione e addestramento, cominciava la fase finale del viaggio, quella più rischiosa. Migliaia di animali venivano imbarcati sulle navi dirette a Roma. Si può dire che il trasporto delle bestie avveniva su scala industriale. I rinoceronti e gli ippopotami venivano rinchiusi in enormi casse di legno e metallo che pesavano alcune tonnellate. Centinaia di schiavi le facevano scivolare su tronchi che fungevano da rulli. Quindi venivano issate a bordo. Sulle navi si potevano imbarcare al massimo 4 o 5 elefanti. È facile immaginare cosa sarebbe potuto succedere se durante il viaggio un pachiderma si fosse imbizzarrito iniziando a fare danni. Ritardi e naufragi erano frequenti e potevano avere un effetto disastroso sulla carriera politica dell'organizzatore dei giochi. In una lettera di Plinio il Giovane si parla di un amico che aveva tentato di mettere in scena a Verona uno spettacolo circense con bestie provenienti dall'Africa, che però non giunsero in tempo. Si esibirono solo alcuni gladiatori. La folla restò molto delusa. Uno dei mosaici di Piazza Armerina ci narra per immagini una storia a lieto fine. Chi organizzò i giochi, in questo caso, fu più fortunato. La felice conclusione del viaggio è simbolicamente rappresentata dal contemporaneo imbarco e sbarco degli animali. Per secoli giunsero a Ostia, il porto dell'antica Roma, milioni di animali. Qui era fiorente un'attività connessa ai giochi. Si accudivano gli animali pregiati e si preparavano per gli spettacoli. In una delle principali piazze di Ostia sono ancora visibili i resti delle sedi commerciali dei mercanti nordafricani. A volte i mosaici realizzati davanti agli edifici indicavano che quei mercanti trafficavano in animali esotici. Ad esempio, davanti alla rappresentanza commerciale della città libica di Sabrata c'è un elefante. Infatti, a quel tempo in Nord Africa, lungo la fascia costiera, vivevano ancora esemplari di elefanti. Un finanziatore di uno spettacolo circense, come Petronio, doveva trovare un luogo sicuro in cui sistemare i numerosi animali pregiati giunti a Roma, fino a quando non fossero stati impiegati nell'arena. Per questo esistevano i cosiddetti vivaria, enormi parchi in cui si custodivano gli animali vivi. Erano ubicati in campagna, fuori dalle mura cittadine. Le bestie importate non arrivavano a Roma in blocco, ma a piccoli gruppi. Queste riserve faunistiche avevano lo scopo di dare agli animali la possibilità di riprendersi dallo strapazzo del lungo viaggio. I vivaria più grandi erano quelli imperiali, una specie di zoo privato dei sovrani ai quali piaceva avere a disposizione bestie feroci e in particolare felini. Possedere un leone o un elefante era uno status symbol dispendioso. Gli imperatori più scaltri regalavano gli animali in sovrappiù, si guadagnavano la devozione dei sudditi e allo stesso tempo risparmiavano. All'età di 9 anni, nel 274, ho assistito per la prima volta ai giochi imperiali. La trionfale processione di Aureliano era composta da 20 elefanti,
4 tigri, giraffe, alci e 200 animali addomesticati di varie specie originarie dell'Africa e della Palestina. Alla fine tutti gli animali vennero donati ad alcuni cittadini per evitare i costi del mantenimento. Mentre le belve si rimettevano in forze nei vivaria, l'organizzatore dei giochi doveva riuscire a ingaggiare, secondo le proprie disponibilità, i migliori bestiari, che avevano il compito di uccidere le belve nell'arena. Alcuni non avevano scelta, erano schiavi o prigionieri di guerra, ma i più bravi erano veri e propri professionisti. Come i gladiatori, erano addestrati in apposite scuole. Facevano parte di squadre, ognuna con un nome e un emblema. A volte, diventando famosi, riuscivano a salire i gradini della scala sociale. Alcuni erano indecisi se diventare gladiatori o bestiari. Erano mestieri disonorevoli, ma allo stesso tempo affascinanti. Molti ne erano attratti ed erano orgogliosi delle cicatrici che esibivano con grande fierezza. Molti di loro si battevano contro le belve soltanto per audacia. La condizione di coloro che si esibivano negli anfiteatri romani era paradossale. Sia i gladiatori sia i bestiari erano persone di ceto umile. Non di meno erano i protagonisti di uno spettacolo straordinariamente coinvolgente e facevano di tutto per mostrare le loro qualità e il loro valore. I bestiari alloggiavano in apposite caserme presso il Colosseo. Qui si allenavano, venivano addestrati al combattimento e preparavano le belve per lo spettacolo. Facevano affidamento sulla velocità e l'agilità. L'arma più usata era una lunga lancia con la quale riuscivano a tenere a distanza di sicurezza i felini. A volte anche le donne erano addestrate per questo mestiere. Nell'arena interpretavano il ruolo di Diana, dea della caccia. Alcune erano molto abili. Di sicuro, vedere una donna battersi contro belve aggressive al posto del solito bestiario rappresentava un'attrattiva ulteriore per il pubblico. In Nord Africa, i combattimenti con animali erano più apprezzati di quelli fra gladiatori. Questo mosaico, che si trova in Tunisia, raffigura i telegenni, una squadra di bestiari mentre ricevono dall'incaricato di Magerio, finanziatore dei giochi, il compenso pattuito. Lo spettacolo aveva riscosso tanto successo che vennero pagati il doppio. I premi più ricchi erano riservati alle squadre di bestiari più esperti nell'uccisione dei felini, l'attrazione preferita dal pubblico. I romani dovevano addestrare le belve ad assalire gli uomini. Le aizzavano servendosi di prigionieri legati a un palo con cui li spingevano verso i leoni e le tigri. A quel punto una delle belve afferrava una vittima. L'addestramento era riuscito. Nelle ultime settimane prima dell'incontro, l'organizzatore doveva procurarsi i condannati, che dovevano essere sbranati, e ingaggiare i gladiatori per le gare finali pomeridiane. Le cifre spese erano esorbitanti. Il favore dell'imperatore e la carriera politica dipendevano dalla buona riuscita dello spettacolo. Il giorno dello spettacolo, l'eccitazione era palpabile fin dall'alba. Già dalle 6 del mattino, la gente si riversava per strada. A migliaia si accalcavano per raggiungere l'anfiteatro. Nel calendario romano, le giornate dedicate ai giochi circensi erano molte e col passare del tempo aumentarono sempre più. All'età imperiale, nel IV secolo, si era giunti a quasi 180 giorni. Andare a Roma, assistere ai ludi e vedere l'imperatore era un evento grandioso. Non era solo uno spettacolo per il popolo, ma anche un omaggio offerto ai rappresentanti delle potenze straniere.
Nei giorni e nelle notti prima dei combattimenti, centinaia di belve terrorizzate venivano rinchiuse in gabbie allineate e collegate fra loro. Restavano protette nei locali sotterranei. Era il momento di occuparsi degli ultimi preparativi per lo spettacolo. I bestiari si tenevano pronti in aree riservate e protette. Indossavano corte tuniche e una ridotta protezione per le gambe e la testa. Oltre alla lancia, alcuni erano armati di spade corte e pugnali che usavano per uccidere le bestie ferite. Potevano provare il brivido della vittoria e il plauso della folla, o rischiare di rimanere mutilati o uccisi. Prima di scendere nell'arena, ogni bestiario elevava preghiere a Diana, dea della caccia. Nell'anfiteatro la gente prendeva posto. Durante i giochi imperiali, il sovrano sedeva con la famiglia nelle prime file al posto d'onore. I giochi divennero un efficace sistema per controllare le masse. Essi avevano anche un'importanza simbolica. Roma era il luogo dove si ostentava il potere imperiale. Qui il sovrano doveva comparire in tutta la sua autorevolezza davanti a un enorme numero di sudditi. Anche i senatori avevano posti privilegiati. I militari erano separati dai civili, gli uomini sposati dagli scapoli. I ragazzi stavano lontano dai loro accompagnatori. Le donne sedevano nelle gradinate più alte. Alcuni occupavano di diritto i posti migliori. Si narra che alcuni ambasciatori giunti a Roma vollero assistere ai giochi. Dopo aver preso posto nell'anfiteatro, si accorsero che altri diplomatici erano seduti nel settore riservato ai senatori. Così si resero conto che pure in quel campo esisteva una sorta di gerarchia. Negli anfiteatri romani si poteva capire se la carriera di un politico era in ascesa o in declino. E questo in funzione del posto che gli veniva riservato rispetto all'imperatore. Mentre l'organo idraulico suonava, l'attesa era febbrile. La gente chiacchierava, faceva scommesse, comprava olive, frutta secca e frutti di mare per fare uno spuntino. Danzatori o acrobati intrattenevano il pubblico. Poi il maestro di cerimonia rendeva omaggio all'imperatore. Quindi veniva dato il benvenuto agli spettatori. Il promotore dello spettacolo viveva per ultimo il suo momento di celebrità. Così presentai i miei giochi. Un privilegio concessomi dall'imperatore, del cui onore e generosità ero portatore. Fu il mio momento di massima gloria. A tutti farebbe piacere trovarsi al centro dell'attenzione. Se l'imperatore restava ben impressionato, il finanziatore poteva ottenere un incarico in una buona provincia. Dopo la carica di console, un senatore poteva aspirare a un avanzamento di carriera in Africa o in Asia. Nell'anfiteatro risuonavano i corni. I combattimenti stavano per cominciare. Il programma iniziava con le venaciones. Leoni e leopardi assalivano la selvaggina, mettendo in mostra tutta la loro ferocia. Poi le belve venivano aizzate una contro l'altra. Si faceva scontrare un elefante con un leone, oppure si incatenava un toro a un orso. Negli intervalli dei combattimenti, animali esotici rari venivano fatti sfilare tra la folla applaudente. L'eccitazione che si respirava sulle gradinate mascherava l'immane fatica di centinaia di schiavi che lavoravano ai livelli inferiori. L'odore del sangue si mescolava con quello delle bestie impaurite e sudate. I ruggiti sembravano rivaleggiare con lo strepito della folla. Leoni, leopardi e tigri venivano liberati e avviati verso la luce accecante dell'arena. A questo punto, pronti a vincere o a morire, i bestiari facevano il loro ingresso. Oh!
Chi combatteva contro le belve affrontava grandi pericoli, ma dimostrava anche ardimento. Ed era un modello per tutti i romani che imparavano ad essere cittadini virtuosi e coraggiosi. Questa era la giustificazione dei ludi circensi. I giochi, inoltre, diedero l'opportunità ad alcuni bestiari di diventare famosi. Con la lancia trafisse un orso che lo stava assalendo. Riuscì ad abbattere un leone con la facilità con cui avrebbe potuto farlo Ercole. Ferì a morte un leopardo con un colpo assestato da lontano. Con mano ferma e sicura, il giovane prese la mira con la lancia. I bestiari che riscuotevano successo diventavano celebri. Un certo Carpoforo uccise 20 belve nel corso di un solo spettacolo. Non c'erano limiti a questa carneficina. Nei giochi trionfali tenuti dall'imperatore Traiano, decine di bestiari massacrarono 11.000 animali. I combattimenti con gli animali si concludevano verso mezzogiorno. Centinaia di carcasse venivano trascinate via, ma sarebbero seguite altre atrocità. Il programma prevedeva, subito dopo, la morte dei criminali che venivano sbranati dalle belve. Uomini e donne indifesi, legati ad alcuni pali, venivano portati nell'arena. Poi venivano liberati leoni e leopardi, appositamente addestrati a cibarsi di carne umana. Avevano perso ogni diritto a essere considerati esseri umani. Avendo infranto le leggi della società civile, venivano emarginati e demonizzati. Erano considerati alla stregua di belve e da queste fatti uccidere. La condanna più atroce che si potesse infliggere. Alcuni, fra i quali Giovenale, scrissero che le punizioni crudeli portano a diventare malvagi. Ma la sofferenza era anche ferite gloriose e sprezzo della vita. Nelle arene mostravano di amare la gloria e di desiderare il trionfo anche i reietti, gli schiavi, i criminali. Per giustificare i giochi si diceva che insegnavano ai cittadini che persino gli schiavi erano coraggiosi. Perciò tutti potevano esserlo. Furono massacrati migliaia di criminali. A volte le condanne venivano eseguite con una macabra messa in scena. Si rappresentavano gli antichi miti. Ad esempio, venne adattata ai giochi la leggenda di Orfeo, che con la musica rendeva mansueti gli animali. Quando venne rappresentato l'Orfeo, nell'arena gli animali selvatici si mescolavano a quelli domestici. Gli uccelli si libravano vicino al poeta. C'era una calma perfetta. Poi, all'improvviso, da una botola venne liberato un orso inferocito che attaccò Orfeo facendolo letteralmente a pezzi. Non si poteva sfuggire alla ferocia di tali spettacoli. La gente si entusiasmava nel vedere lo spargimento di sangue che a noi pare così crudele. Ma non dobbiamo dimenticare che i romani non avevano la nostra stessa sensibilità a proposito della violenza. Non ritenevano di agire in modo incompatibile con la loro qualità di popolo civile, rispettabile e amante dell'ordine. La parte finale del programma, nel pomeriggio, prevedeva i combattimenti fra gladiatori. Mentre questi ultimi si affrontavano nell'arena, fuori gli animali uccisi venivano scuoiati, macellati e cotti. Era l'omaggio conclusivo dell'organizzatore. Il pubblico aveva da mangiare mentre tornava a casa. Nei pressi del Colosseo è stata ritrovata una fontana e vicino ad essa una gran quantità di ossa di leone e di struzzo. Quindi si può immaginare la scena. La gente, passando davanti alla fontana, buttava via i resti del suo pasto. In tutto l'impero, la grandiosità dei giochi con gli animali rimase ineguagliata. È utile ricordare che i giochi non si svolgevano solo a Roma.
C'erano centinaia di anfiteatri in Italia, migliaia in tutto l'impero. A livello locale, chi era molto ricco investiva somme ingenti in questi spettacoli. Per poter badare a migliaia di animali, durante il loro passaggio dal Nord Africa ai Vivaria e da questi ultimi alle arene, venivano impiegate molte centinaia di persone. Era un lavoro molto complesso. Ma il regno animale ne pagò lo scotto. Per decine e decine di anni fu fatta strage delle bestie che popolavano le terre dell'impero romano. Oh, remote terre d'Africa. Le vostre sterili pianure non sono più frequentate dai grandi predatori. Non echeggia più il ruggito dei leoni nel deserto. Gli imperatori ne hanno fatti catturare a migliaia. E ora le tane, già abitate da animali selvatici, sono silenti. Milioni di animali morirono durante il viaggio o vennero uccisi nelle arene. Uno scrittore del IV secolo notava che ormai non c'erano più elefanti in Libia, leoni in Tessaglia, né ippopotami nelle paludi del Nilo. Ogni anno venivano catturate migliaia di bestie per le rappresentazioni che si svolgevano in tutto l'impero. Questa pratica è proseguita per secoli. Le conseguenze di questo commercio sulla fauna sono state gravi. Diminuivano sempre più le aree dove gli animali vivevano liberi. Quindi, grazie al traffico di animali, ai romani si offrirono anche altre opportunità. Vennero create nuove zone protette per l'agricoltura, aree utili per gli insediamenti e per la diffusione della civiltà. Uno spettacolo ben riuscito assicurava a chi lo aveva finanziato prestigio e cariche politiche. Il mondo sarebbe stato ai suoi piedi. Nessuna fonte storica parla dei giochi organizzati dal proprietario della residenza di Piazza Armerina. Ciò nonostante, i mosaici della villa esprimono il suo desiderio di rendere imperituri la propria liberalità e il plauso accordatogli dal pubblico. Con lo sfoggio della sua ricchezza e del suo prestigio, ci ha rivelato dettagli sconosciuti sul commercio di animali nell'antica Roma. Per ironia della sorte, un particolare è rimasto ignoto. Il proprietario della villa di Piazza Armerina voleva che certi avvenimenti fossero ricordati per sempre. Amici e frequentatori della casa avrebbero capito che era un uomo influente e che aveva messo in scena giochi spettacolari nel periodo in cui aveva vissuto a Roma. Chiunque fosse venuto a visitarlo avrebbe dovuto rendersi conto che quella era la dimora di un personaggio importante. Eppure, noi non conosciamo la sua identità.